Mario Del Fiore, non è vero? Sono È uno sorpreso, no? scherzo, è Luigi Di Berti e lo sapete perché questo grande attore che abbiamo il piacere di ospitare ha accresciuto notevolmente la sua popolarità interpretando un personaggio molto amato, appunto Mario Del Fiore, il papà di Laura, in una fiction assai cara agli italiani, che era appunto Tutti pazzi per amore. È arrivato diciamo, da lontano, e teatro, tanto cinema, e lontano è arrivato. Ha avuto accanto personaggi come Tognazzi, registi come Petri, come Antonioni, attrici come la Melato e come Monica Vitti, e ha viaggiato anche molto. E allora io comincerei chiedendole di condividere con noi un viaggio che noi chiamiamo del cuore, un viaggio che proprio le è rimasto impresso nel cuore e nella mente. Non ho difficoltà a dire che ce n'è stato uno in particolare, che è quello che ha segnato un po' uno spartiacque nel mio vivere, perché ormai nel lontano 1979, un lutto in famiglia di quelli che insomma fatichi a elaborare per rimetterti in piedi, la mia mamma insomma morì e con lei parlavamo di viaggi, ma parlavamo di viaggi giocando, dicendo dove ci piacerebbe andare. E parlavamo della Cina, ma non seriamente, come succede di parlare con i genitori, insomma, con dei familiari, con degli amici, dove ti piacerebbe andare? Racconti, in Cina, che in Cina? Potevo dire India, potevo dire Sud America, potevo dire Antartide, in Cina. E com'è, come non è, quando lei è morta, ho detto vado in Cina. E sono andato in E Cina. com'è stato questo viaggio? Che cosa ha ricordato? Ci sono più gli incontri che ha fatto o i luoghi che ha visto che l'hanno No, riempito entrambi, ma più i luoghi, perché gli incontri erano d'occhi? Più importanti, difficili anche, eh? data la lingua, anche Sì, forse la più lingua, cioè è difficile, vero che io mi l'epoca. esprimevo con i gesti, perché non parlando ovviamente cinese e parlando un inglese arruffato, però riuscivo, anche sfuggendo un pochino all'attenzione delle guide, di coloro che ci... Era un viaggio organizzato all'interno dell'Associazione Italia-Cina. Quindi c'era l'autista del pulmino con i guanti bianchi, cioè c'erano delle attenzioni un po' particolari, ma c'era anche una sorta di occhio che controllava che non facessimo cose che non erano previste, tipo andare da soli per la città. E io sono andato da solo per la città, Quindi è invece. riuscito a fare Sì, anche sì. questo. La prima volta che ha fatto un viaggio da ragazzo, un viaggio che anche questo ha significato uno scatto, un passaggio, un Sì, cambiamento. c'è una cosa curiosa. Io andavo a scuola e andai con la scuola in Sicilia. E fu Quanti un anni viaggio. aveva? Avrò avuto, non so, 14 anni forse, non so, Quindi tra il adolescente. liceo e le medie. No, non liceo, prima non ho fatto Le il liceo, insomma. Vabbè, partimmo, andammo in Sicilia in treno e io ancora medie. adesso, Lungo viaggio. lunghissimo viaggio, sì, ma Da ancora. dove? Partimmo da dove? Da Torino, dal profondo nord, insomma. Quindi lunghissimo. E, sì, e la cosa che ancora adesso mi colpisce è il fatto che quando passo in Sicilia, io adoro la Sicilia, la amo profondamente, molto, mi sento molto più mediterraneo che svizzero per dare un'idea di come mi sento. E quando arrivo in Sicilia e passo a Giardini Naxos, rivedo gli stessi intagli delle grondaie della stazione, esattamente come li Così come ricordavo la e come ricorda. erano tanti anni fa. E in più, no, non so dove sta, in casa, non so più dove trovarla, dove cercarla, però so che esisteva una piccola fotografia fatta con una Zeiss, una macchina che mi regalò mia madre per il viaggio. Dove io sto davanti sto dentro al teatro di Taormina. Beh, quindi quasi profetica, cioè quasi questa foto Sì. preannuncia un viaggio ulteriore, il viaggio che poi l'ha portata nella vita a diventare l'attore che Forse, chi lo sa, certo un piccolo segno, è. Un insomma. piccolo segno, e noi insomma i segni crediamo, Lo so, voi con i segni ci vivete. ci viviamo e i segni sono importanti, bisogna saperli leggere, ma ecco, iniziamo questo viaggio dell'attore, no?
giovane, appena diplomato all'Accademia, viene chiamato quasi, diciamo, da Ronconi per interpretare un ruolo più o meno, diciamo, Quasi, saltiamo quasi. magari, ecco, diciamo quasi, Saltiamo un po' di cose, saltiamo alcune insomma, tappe sì. intermedie, però quella è un ruolo importante nell'Orlando Furioso. Io voglio chiederle, la ricorda l'emozione del ragazzo, insomma, del giovane attore che, insomma, sa che lo aspetta un'impresa importante? Sai che cosa le devo rispondere? Francamente no, io non ho provato No, timori in quella veramente. circostanza. Emozione sì, però. Sì, ma non timori, perché Ronconi è un maestro, è stato, per me almeno, un maestro di tale portata, di tale importanza, che ci ha fatto arrivare a questo Orlando, alla fine di questo Orlando Furioso, dove abbiamo debuttammo a San Niccolò, la chiesa sconsacrata di Spoleto, enorme, Lei che gigantesca. faceva quale parte? Era l'Astolfo. A Ruggero, Ruggera, no, era lo sto. Ruggera, No, Ruggera. c'è una confusione È di vero, questa. non era l'Astolfo, No, era no, Astolfo lo Ruggera. faceva Duilio del Ah, Prete, grande Duilio. Ruggera, No, io Ruggera, è vero. facevo Ruggero, che era un traccagnotto, un nordafricano, insomma, che veniva catturato da Bradamante e diventava addirittura cattolico, insomma, cominciava anche così, a credere, insomma, in qualcosa a cui non aveva pensato di dover credere. Oh, ha fatto anche tanto cinema, teatro, poi televisione, adesso ci torniamo. Ha avuto a fianco tante attrici, insomma, si fa torto l'una all'altra non menzionandole, però io mi vorrei soffermare su due donne che sono parte della nostra storia d'Italia, che amiamo particolarmente, una da poco scomparsa, l'altra no, che sono Monica Vitti e Mariangela Melato, per molti aspetti differenti. Che cosa le ha caratterizzate queste due donne e come le piace ricordarle? O con un aneddoto? Monica Vitti da un lato e Mariangela Melato. Ma io non ho aneddoti su entrambe, no, non ho aneddoti. Ho conosciuto poco Se pensa a Monica. loro come le vede, però ha interpretato due film con Monica Vitti, quindi compagne comunque di viaggio. Sì, certo, però in entrambi, nell'uno, nel primo ero molto giovane, ero giovinotto, proprio anche un po' emozionato l'idea di essere innamorato di una star come all'epoca era la Vitti. Il secondo invece con l'Antonioni devo dire che insomma, in realtà io non guardavo Monica, guardavo Michelangelo perché ero. Abbagliato dal Beh regista. sì, francamente sì, anche perché fu di una tale umanità quando mi propose lui un ruolo e quando andai a casa sua lui mi diede il copione, mi sparlò, mi diede il copione, leggilo e se sei convinto, se ti piace, lavoreremo insieme. Come sei convinto che ti piace? Quindi l'umiltà, tutto sommato, di questo grande Beh, maestro. forse sì, umiltà, non so, O comunque anche il io dico desiderio di. umanità, non dico umiltà. Umanità, umanità. E poi quando lo salutai gli dissi arrivederci, grazie maestro, dice no, no, Michelangelo, dammi del tuo Michelangelo. E volendo ricordare la Melato con Beh, come lato ho una avuto parola, altre. perché il Come rapporto è stato un lato? rapporto lungo Beh, e Melato è stato un forte. bel incontro, sì. Non mi sono mai innamorato di lei, ecco, posso dire questo. Tra i pochi, Ho visto. tra i pochi che non si sono innamorati di Beh, però ero Mariangela. innamorato di lei come attrice, questo sì. No, ho visto tante persone innamorarsi di lei. E io la amavo come attrice, molto, molto, Allora, si dice molto. Però che. voglio aggiungere una cosa Sì. alle due persone che lei ha citato. Una terza figura femminile che nella mia vita di teatrante è stata molto importante, ma molto importante, era la Lilla Brignone. Adesso Lilla Brignone dirà forse non molto Ricordiamolo al nostro alla gente di pubblico. adesso, ai ragazzi di adesso, però era una superba attrice, una donna meravigliosa, morta tanti anni fa, insomma, io molto amata. Restando appunto, ha ricordato la Brignone, ma insomma al viaggio dell'attore attraverso la vita, si dice che gli attori, mi perdoni, sono spesso così concentrati su se stessi dall'essere un po' da mettere uno schermo tra sé e gli altri, insomma da distaccarsi a volte dalla realtà. Sente di condividere questo giudizio con un pizzico di autocritica o forse no, non si Sì, riconosce in no, questo no, stereotipo, questo è vero, in questo ma no, luogo comune, insomma. Un i luoghi comuni poi nascono sempre anche da un pizzico di verità c'è pizzico di sempre. appunto, voglio dire. No, io. Sì, non è che non mi riconosco in quello che lei dice, però aggiungo che c'è anche timidezza, c'è anche una sorta di. Cioè, io sono totalmente impudico in palcoscenico. Non ho nessun timore reverenziale, ho emozioni, questo sì, ho paura. Io ogni sera prima di andare in scena mi ripasso tutto il copione, insomma, vabbè, insomma, sono
solite trafile che ciascuno di noi o molti di noi fanno, altri forse non ne hanno bisogno, io ne ho bisogno e mi fa piacere confessarlo, non è una debolezza, è un sentimento di rispetto verso il lavoro che faccio. Però c'è molta timidezza, io nella vita non ho... Quindi più sono questo, più, l'attraversa... Cioè se qualcuno mi ferma, insomma, non sono... Vabbè, per carità, sorrido, ma se mi lasciano stare meglio, ecco, diciamo così. Sono un po' selvatico. Un po' selvatico, bene, questa può essere una qualità, affermatore, perché smussa il resto, no, magari è un dato, insomma, è un dato. Poi c'è chi ti avvicina con il giusto distacco e chi invece è aggressivo. Allora il giusto distacco non mi disturba. Chi mi ha l'aria di volermi forzare a una cosa, improvvisamente divento... chiudo. Si chiude riccio. Sì. Allora, prima, insomma, io vorrei poi salutarla, magari se è possibile, con la regia, tra pochissimo, proprio con una clip di uno dei momenti più carini di Tutti pazzi per amore, però volevo prima chiederle questo. Sì. Tutti pazzi per amore è stata una fiction che aveva la famiglia al centro e lei ha anche interpretato, insieme ad altri attori, un film che si chiamava Incompreso nella versione di Oldoini, che è stato un remake di un celeberrimo film di Mancini, che era la storia che ha fatto piangere tutta l'Italia, questo amore che un padre non sapeva manifestare né forse vivere come il figlio avrebbe voluto per suo figlio, una storia tragica. Che rapporto aveva con suo padre? Quanto è importante la famiglia tutt'oggi nella vita? Lei mi fa una domanda molto difficile. Che rapporto aveva con mio padre? Mio padre è morto, cioè, avevo 12 anni, io l'ho mitizzato. Io fino ai 30 anni bestemmiavo il mondo perché non c'era più. Io lo sognavo che tornava vivo. Nei miei sogni tornava e diceva: non sono morto, sono qua. Ah, e invece non c'era più. E oggi la famiglia per lei cos'è? Quella che ha fondato lei? È una bella cosa, è confortevole, è gratificante, ma io ho la fortuna di avere un figlio in molto in gamba, insomma, per cui ho avuto fortuna, molto merito di mia moglie, credo, insomma, più che mio. Perché io sono, ecco, io forse sono un nonno divertente, forse sì, forse la famiglia per me adesso sono, il mio lavoro comunque precede la famiglia, lo confesso. Cioè davanti dice va a pigliare la bambina a scuola, c'ho da fare. Però loro sanno tenere devo il passo. Devo studiare. Però se non vado a pigliare la bambina a scuola, però posso andare a scuola per leggerle una fiaba. Ecco, diciamo così. Restituisci. Compenso. No, non restituisco, compenso. Compensa. Cerco di bilanciare, ho tre nipoti, cerco di non essere, di essere equo con tutti e tre. Insomma, cerco di non fare quello che, diciamo, che in qualche maniera da ragazzo mi sembra di ricordare dei miei nonni, di un mio nonno in particolare, che secondo me privilegiava affettivamente un altro nipote, e non ero io. Però forse non è vero, forse sono tutti... Può darsi che sia stata la sua sensazione, per carità. Però a volte nella vita abbiamo delle preferenze. Sì. Certo. Allora, io la ringrazio moltissimo. Non so, l'autore di studio, se possiamo mandare, sì, possiamo salutarci facendole rivedere un momento, io credo, di grande divertimento qui, insieme a un'altra grande attrice che prima non abbiamo ricordato, Piera degli Esposti. Caro, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta. Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei? Non vorrei parlare. Cosa sei? Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai cambi finita. Cambi mai, non cambi mai, non cambi mai. Tu sei il mio ieri, il mio oggi. Proprio mai. Il mio sempre, l'inquietudine. Adesso ormai ci puoi provare. Chiamami tormento, dai, già che ci sei. Tu sei come il vento che porta i violini e le rose. Caramelle, non ne voglio più. Certe volte non ti capisco. Le rose e i violini, questa sera raccontali a un altro. Violini e rose. Intonato, pensi lei? Dica la verità, salutandoci, lei canta nella doccia.
No. Ah, no? No, sono velocissimo. Ah. No. Ah, io mi alzo, sono già, come si dice, operativo, capito? Però è stato bravissimo. Grazie, grazie, grazie a Luigi voi. Di Berti, grazie è stato un voi. Piacere averla con noi. Bene, grazie.